Il santo di Pietrelcina visse soprattutto l'esperienza dura e feconda della croce, una esperienza che ha nella stigmatizzazione il momento più forte e più alto, che segna tutta la sua vita, che come quella di Gesù si può definire con le parole dell'imitazione di Cristo, tutta la vita di Cristo fu croce e martirio. Così si è espresso Monsignor Salvatore Nunnari, arcivescovo di Cosenza-Bisignano, il 19 settembre del 2007. Un'omelia la sua, iniziata con un racconto personale legato a Padre Pio. Vi invito a parlare di Padre Pio. Nella sua casa diventa non tanto facile per un vescovo. Qui tutto parla di lui. Qui anche attraverso le pietre è lui a parlarci. Ma se anche in me un bisogno, stasera mi sono stato consigliato a dirlo, lo dico, bisogno dell'animo di ringraziare Padre Pio. Quando appena dodicenne in seminario a Reggio Calabria i dottori mi dissero che la vita del seminario per il mio deperimento organico non andava bene e fui mandato a casa con l'impegno di frequentare da esterno, con la difficoltà quindi a proseguire poi gli studi per il sacerdozio. Ragazzino, ho avuto il coraggio, ho preso il coraggio di domani, ho scritto una lettera a Padre Pio, sapete, un episodio che per la prima volta racconto. Una lettera in cui dicevo: lei preghi per me, faccia questa grazia che io possa diventare prete. Mi ha risposto, non lui, il dottor Sanguinetti, che era qui medico, professore, credo, uno poi dei collaboratori di Padre Pio per la casa della sofferenza. Mi ha risposto con biglietto da visita piccolissimo dove diceva: caro Salvatore, Padre Pio prega per te, ti incoraggia, vai avanti perché ti assicura che un giorno sarai prete. Ecco perché dovevo accettare anche per questo l'invito, per sciogliere un vuoto e ringraziare Padre Pio, che anche se attraverso un biglietto del dottor Sanguinetti ha segnato un momento importante, perché quel biglietto mi è servito molto, quell'incoraggiamento mi è stato di aiuto per andare avanti e ci sono arrivato. Poi sono diventato anche vescovo e allora avrei voluto scrivere un altro biglietto, ma stasera sono venuto a dirglielo personalmente a Padre Pio: aiutami, perché è un compito un po' difficile fare il vescovo, sapete. Ed è a Padre Pio che sciolgo ancora questo voto. Aiutami ad andare avanti. Fratelli e sorelle, io vengo prima dall'Altirpina, dove sono stato vescovo, non molto lontano da Pietrelcina. Io ero fra gli Irpini, Pietrelcina è fra i Sanniti. Ebbene, l'uomo sannita, il cristiano di Pietrelcina, in questa terra dove per anni gustò l'aria, la quiete, la solitudine, visse soprattutto l'esperienza dura e feconda della croce, come tutti voi sapete. Una esperienza che ha nella stigmatizzazione il suo momento più forte e più alto, che segna tutta la sua vita, che come quella di Gesù, questa vita di Padre Pio si può definire con le parole dell'imitazione di Cristo: tota vita Christi fuit crux et martyrium, tutta la vita di Cristo fu croce e martirio, così per il nostro santo. Dalla descrizione fatta al superiore Padre Benedetto dell'accaduto il 20 dicembre 1918, settembre 18, la stessa stigmatizzazione ci è descritta come la sua crocifissione. Così scriveva. Cosa dirvi a riguardo di ciò che mi domandate
di come sia avvenuto la mia crocifissione. Mio Dio, che confusione e che umiliazione io provo nel dover manifestare ciò che tu hai operato in questa tua meschina creatura. In quell'istante mi sentivo morire e sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il mio cuore, il quale me lo sentivo balzare dal petto. E fu quell'istante così drammatico e doloroso a segnare poi tutta la sua vita e a dare alto significato alla sua missione. Corredimere, corredimere. Ecco la sua missione in terra, come egli l'aveva formulata il 27 agosto 1918, quindi pochi giorni prima di ricevere le stimmate di Gesù crocifisso. Corredimere vale a dire accettare in sé la passione di Cristo per riscattare i peccatori. Meno di un mese dopo, il 20 settembre, come risposta ricevette le stimmate, mani, piedi e torace che grondano sangue, strazio e dolore all'interno, un continuo rumoreggiare simile a una cascata che gitta sempre sangue. Padre Pio poteva ben dire con San Paolo: quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo. La sua saggezza fu quella della croce. La vita di Padre Pio ha il sigillo della croce nelle sue sofferenze. Ha dovuto subire incomprensioni, proibizioni e anche calunnie. Ha tutto sopportato con eroica umiltà, con eroica obbedienza, uniformandosi in tutto al servo sofferente, all'agnello mansueto, condotto al macello senza protestare, senza mai ribellarsi. In questa sua imitazione del Signore crocifisso, la celebrazione eucaristica rappresenta la vetta del Calvario vissuta quotidianamente da Padre Pio, che fece dell'Eucaristia il centro della sua vita nella Chiesa da lui amata fedelmente, teneramente, anche nel dolore, soprattutto quando gli uomini di Chiesa non lo compresero, anzi, lo avversarono. Padre, che cos'è la vostra messa? Domanda una figlia spirituale. È un sacro miscuglio con la passione di Gesù. Tutto quello che il Signore ha sofferto nella sua passione, inadeguatamente lo soffro anch'io, per quanto è possibile a umana creatura. E ciò contro mio merito, per la sola sua bontà. Anche stasera ci dice: conoscendo la passione di Gesù, conoscerete la mia. In quella di Gesù troverete la mia passione. Che grazia singolare aver potuto assistere alla celebrazione della sua messa, quando, penetrando il mistero della redenzione, dava libero sfogo al pianto, tra singhiozzi pronunciava a fatica le preghiere eucaristiche. L'intera sua persona è stato scritto come in una sorta di accendimento, bruciava di un fuoco divino. Quello che è certo è che la celebrazione della messa di Padre Pio non era soltanto segno visibile e tangibile, espressione, epifania della sua spiritualità, ma sua fonte e scaturigine. Nella messa non celebrava solo il mistero eucaristico, ma ne rinnovava il sacrificio del Signore. Che fascino, che fascino! Esercitava sul popolo la messa celebrata da un crocifisso. La messa celebrata da un crocifisso.